Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Parliamo ancora di urbanistica per segnalare un incontro dove si affronteranno i risultati di uno studio svolto da Confartigianato Vicenza. Obiettivo: la riqualificazione dell'area interessata dalla strada regionale 11. Le questioni ambientali come l'ecocompatibilità, la necessità di ridurre l'inquinamento atmosferico e la cementificazione di ulteriori porzioni di un territorio già saturo, il modo in cui costruire un rapporto virtuoso tra territorio ed economia. Questi sono solo alcuni dei punti attorno a cui ruota la necessità di rivedere i modelli urbanistici che gli enti preposti stanno affrontando. Per fornire spunti utili di analisi, Confartigianato Vicenza, attraverso il progetto Un territorio a regola d'arte, ha organizzato per giovedì 19 aprile, con la collaborazione di Provincia e Camera di Commercio, un tavolo di lavoro che vedrà la partecipazione di imprenditori, amministratori e tecnici e che analizzerà nello specifico le possibili forme di riqualificazione dell'ex statale 11. Anziché osservarla come espressione di una crisi irreversibile, questa importante arteria di comunicazione può infatti rappresentare il primo banco di prova per uno studio urbanistico che coniughi aspetti produttivi locali e necessità sociali. Si analizza la situazione di un territorio che presenta delle caratteristiche estremamente articolate e si ragiona come può essere impostato lo sviluppo futuro, cercando di migliorare le qualità della vita, di lavoro, di chi opera e di chi transita in quell'area. Ci sono circa 17.000 imprese artigiane che gravitano in quella zona, quindi un test significativo di quelle che sono le condizioni necessarie per garantire uno sviluppo dell'area che possa essere utile alle imprese stesse ma anche al territorio. L'incontro si terrà in Villa Cordellina a Montecchio Maggiore, inizio lavori alle 9.30. Restiamo ancora in tema per segnalare che il Centro per la Cooperazione di Confartigianato Veneto proporrà all'Accademia dell'Artigianato di Este il 20 aprile una conferenza internazionale per illustrare gli esiti del progetto Prometheus, cofinanziato dalla Commissione europea, che ha coinvolto partner autorevoli di diversi paesi europei, quali la Francia, la Spagna, l'Austria e la Svezia. Mettendo in comune le rispettive esperienze, lo scopo è quello di offrire nuove opportunità alle imprese artigiane della filiera dell'edilizia, impegnate nei settori dell'efficienza energetica, dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili.